Grazie. Sempre ieri un messaggio di solidarietà che viene dopo l'iniziativa Porti Aperti. Nel frattempo però a Roma una bimba rom viene ferita, per ora da ignoti, rimarrà invalida, quindi un messaggio davvero Si stanno verificando cose inquietanti nel nostro paese, davvero, c'è un clima brutto, un vento brutto che non deve mettere radici. E ieri a Napoli si è alzato un vento davvero pulito, fresco, fatto di belle idee, di belle pratiche e bei sentimenti. Io sono contentissimo della giornata di ieri. Decine e decine e decine di associazioni, centinaia di persone, rappresentanti di movimenti, associazioni, ONG, amministratori, militanti politici, rappresentanti di sindacati. Veramente una bella giornata. Una giornata di concretezza, di contenuti, no slogan, ma quella volontà di costruire un'Italia appunto coesa, un'Italia dal volto umano, un'Italia della solidarietà, ma un'Italia che affronta i problemi, che sa perfettamente che su questi problemi non si fanno le campagne elettorali, il consenso politico, ma devono essere affrontati nella consapevolezza che i problemi sono anche grandi risorse e opportunità se si sanno cogliere. Quindi davvero ieri un'altra volta un'immagine forte di una Napoli che costruisce nella direzione positiva, e non con quel vento di odio con cui si sta caratterizzando, ahimè, parecchie azioni amministrative, giuridiche, politiche e anche normative di questo governo.